Io ho fatto bene i piani di ascolto. Che idiota. Aspetta, fammi quello emozionato, sì. Ti prego. Cos'è che ti aveva toccato, Frank? Boh, vedermi è stato toccato. Ah, arrivederti. Sì. Senti, ma quanto sei stato severo però? Perché con quello che, con quelli che abbiamo visto adesso sei stato buonissimo, sì, e va bene, sì, ma però in... con alcuni sei stato tostissimo. Mi piace, ma perché? Molto, perché nella vita non puoi sempre dire che una cosa non ti piace, lì c'è addirittura un bottone per sottolinearlo che fa rumore. Boh, se una cosa non mi piace, mi piace dire che non mi piace, ecco. Ai primi anni era più difficile farlo. Sì, come quando dicevi, aspetta un momento, musica di tensione. Sì, esatto. Musica esatto. di tensione, ci penso. E poi dico con no. Tutti che pensavano, sai, era anche di Caserta uno. Cioè hai detto vabbè, questo adesso dice di sì e invece no. No, mi piace dire no. E l'ho imparato da poco, quindi ci sta. Allora, noi insomma abbiamo tanti talenti in studio, ma ne abbiamo uno in particolare che abbiamo Lorello, talento dello spettacolo. Ciao Lorello. Ciao Ludovica, ciao Frank, sono felice di avervi qui in quanto colleghi. Collega. È bello ritrovarsi, no? Collega, non allargare, dai. Li seguo sui social, quindi secondo me in qualche modo siamo colleghi, no? Ma sì. Allora sì, dai. Allora parliamo di televisione. Parliamo di Got Talent, che ieri ha visto dare il via alla sua 11ª edizione, ne sono già state fatte quindi 10, sì. Su Sky 1 e TV8. In realtà il programma Adriana nasce molto prima, nasce su un'altra rete, ma per ovvi motivi, biechi motivi contrattuali, aziendalistici, per me non è mai esistito all'altra rete, quindi parte proprio su... Hai non so proprio di che cosa si stia parlando, ma se perché... qualcuno... Ma perché ricordarlo? Non so proprio di cosa tu stia parlando. Ecco. Quest'uomo è Simon Cowell ed è l'ideatore del format, che è riuscito a venderlo in 58 paesi. Molto benestante. Del molto mondo. Benestante. E infatti molti a casa, tra l'altro è l'ideatore anche di X Factor, per cui se a casa si stanno chiedendo come fa a sbarcare il lunario, rassereniamoli che la fine del mese gli arriva proprio sereno, senza grosse ansie. Il programma... va detto, ha un'idea centrale che è pazzesca, l'ha un po' accennata prima Frank, cioè ci sono degli esibizionisti che si presentano davanti a quattro giudici, potremmo essere un po' tutti noi, no? Questi quattro giudici, e fanno quello che vorremmo fare tutti noi, appena questi si esibiscono lì, stoppano se li annoiano e li mandano a casa per evitare, diciamo, la tragedia, no? Oggi saremmo tutti quanti a utilizzare quel pulsante rosso quando cominciano a parlarti, non so, di scie chimiche, di terapiattismo, Novax, è proprio il sogno di tutti noi. Ma anche proprio Covid. Esattamente. Sì. Torniamo a noi, perché negli anni si è visto un po' di tutto, no? Abbiamo visto, per esempio, novantenni appesi a un palo della pole dance, abbiamo visto bambini fare heavy metal come se fossero cresciuti all'asilo di satanisti, abbiamo visto gente spostarsi le braccia e le gambe come se l'ortopedia non fosse una scienza ma un'opinione. Cosa potremmo... Anche addominali che si muovevano in una maniera di ghisa, incredibile. Esattamente. Quest'anno però ancora ci saranno grandissime sorprese, grandissime cose. Abbiamo visto ieri un chihuahua che faceva la verticale. Se vuoi ti faccio vedere anche un filmato. Ma guardiamolo, ma per carità, ma ci mancherebbe. Fai come se fossi la padrona di casa. Ma come se fossi la padrona Fai come di se casa. Ti sentissi a casa tua, Adriano. Vai, RVM. Benvenuti a uno degli show più rivoluzionari della televisione italiana. Italia, go talent! No! Oh, povera, mi spiace. Ma è incredibile! Abbiamo la sfida. E magnatele in emozione! Fede, vuoi andare ad accarezzarlo? Ma il cane? Quello che ti pare, Fede. All right! Non ce la Dove mai però? Ma dove c***o vi pare? È la prima volta che perdiamo un giudice, eh? Sì. Questa è una ruota più scolastica, secondo me. Grazie mille, per me no. Insomma, guardandomi mi verrebbe proprio da dire questo è un duro lavoro, ma qualcuno lo è un lavoraccio, ragazzi, un lavoraccio. Purtroppo è toccato a noi, cerchiamo di portarla avanti. E poi veramente quando vi commuovete così mi lasciate proprio ma perché le emozioni sono tante. Sì. Tra l'altro è andato benissimo ieri sera, è un programma che continua ad aver successo. La finale dell'anno scorso, se posso permettermi, è stata la più vista di sempre, nonostante ci fosse stata una serie di inconvenienti che anche i gombottisti non sapevano come spiegarsela. La conduttrice era bloccata. Perché non c'ero io, è stata la più vista. Esatto.
Non è vero. Un giudice era bloccato in aeroporto, il pubblico era bloccato a casa per il lockdown, mancavano le cavallette, le rane dal cielo, cielo. Eppure il 7%, un record adesso. Probabilmente il segreto del successo è questo cast eccezionale, non lo dico perché sono qua, ma lo dico perché sono qua. Sì. Ieri abbiamo avuto anche Mara Maionchi che è venuta a trovarci. È una tua collega. Mara, sì. È quella, sì. Tra l'altro è un cast che funziona talmente bene che ce lo copiano un po' in tutto il mondo ed è un po' il segreto del successo, perché per esempio, Ludovica, tu lo saprai, per fare una Ludovica Comello in tutto il mondo servono almeno due uomini. Ah, questo è sì, sicuro. È vero. Ovunque in Inghilterra sono due, ma in Spagna, in Thailandia sono sempre due. Sono sempre due uomini. Quindi tu vali per due. L'anno prossimo chiedi il raddoppio del cachet, ti manda l'orello. Vedi grazie come funziona. Questa pulce nell'orecchio che mi hai messo. Te l'ho messa. Guardate invece in Svezia, per esempio, uno dei giudici della Svezia. Questi sono i due che appunto rappresentano la Comello. Vediamo invece in Svezia. Quindi, vediamo sulla Norvegia. Questa è la Svezia, forse è dietro la Svezia. Facciamo vedere, sì, sì. Ecco. È o non è il nostro Joe Bastianic? Sì. Vabbè, ragazzi. Dai. Questo è un giudice in Svezia. È un giudice in Svezia. È chiaro che ci stanno copiando. Essere Joe Bastianic. In Norvegia, Guardate, sì, sì. Guardate invece in Polonia se non vogliono fregarci la nostra... Ma va in giacca. Mara. No, no, questa è chiaramente Federica. Ah, è vero, Federica. Mara ce l'hanno copiata. Questa è la nostra Pellegrini, esatto. Dai. Bella, guarda in Brasile se non guardano alla nostra Mara Maionchi. Guarda un attimo. No, che cattivo. E guarda se i peggiori sono quelli thailandesi che hanno evidentemente ricostruito in laboratorio Frank Matano. Vediamo, non gli è venuto benissimo, però uno dei giudici... Vediamo la versione thailandese di Frank Matano. Io mi ci vedo, diciamo, devono lavorarci ancora un attimo, ma la strada però c'è. Però vedi, la sedia è diversa. Sì, secondo me anche voi dovete avere questa sedia, capito, da regista. Hai ragione. Cosa è il naso? Tu fatti aumentare il cachet, io chiedo la sedia. Fate sempre mandare da Lorello che... Sì, sì, sì. Va bene. Senti, ma allora, voi due siete un po' le colonne portanti del programma perché avete fatto anche più edizioni. Sì. I più anziani, sì, no. Per edizioni fatte. Quindi, mi raccontate qualche aneddoto? Vai, Ludovica. Ce ne stanno un miliardo. Vai, Ludovica. Così tanti che... No, allora però succedono veramente di tante, sì. Allora, vai. Era nell'aria. Noi non sappiamo mai chi si esibirà sul palco, tranne in questo caso dove hanno dovuto avvisarci perché dovevano portare dei serpenti sul palco. Mara... è terrorizzata dai serpenti, proprio pesantemente. Sì. Quindi tutto il giorno siamo stati con Mara che non voleva uscire. Oppure se sì, ma poi serpenti lunghissimi, grossi, cioè usa in camerino. Sì, ma era una giornata divertentissima perché Mara non si spostava, se la chiamavi si spaventava. Però devo dire... Infatti ci ha raccontato ieri che a un certo punto si è alzata e se n'è andata. Se n'è andata, sì, poi lo vedrete. Una volta, penso, nella storia del programma un giudice è preso se n'è andato. E se n'è andata. Diciamo che Morgan aveva a suo tempo fatto lo stesso mille volte, ma per altri motivi, non per i serpenti. Ah, vedi, ecco, per la prima volta a causa di un serpente. Per la prima volta a causa di un serpente. Più divertente. Ma della puntata di ieri, che cosa mi... Della puntata di ieri, che abbiamo visto? Beh, allora io nel mio angoletto privilegiato. Una cosa diciamo da dire di Lodo è che Lodo deve beccarsi ogni volta, se noi diciamo no e non passano, Lodo dietro. Esatto, cioè, allora, io sono contentissima perché ho l'opportunità di conoscere veramente un po' più in modo intimo i concorrenti. Più da vicino, no? Certo. Sì, perché i giudici li vedono da lontano, vedono l'esibizione, sì, esatto. Li giudicano e poi... Invece io, insomma, un po' l'intervista li conosco, so chi sono, capisco da dove vengono e faccio da psicologa al loro rientro, no? E quindi se loro ci sono andati... Con sì, ma poi a volte se la pigliano con lei, pure. Se la pigliano con me. Ma tipo che io non so veramente cosa dirgli a volte, sono tipo ti prego, non c'entro niente, non dirgli niente. Piangono, si incavolano e niente, io sono lì e poi me la vedo con loro. Grazie ragazzi. E poi grazie. Senti anche l'emozione dei parenti o di chi comunque accompagna, poi chi va, sì, chi sale sul sono palco. Lì con mamme, papà, nonni, sì. Compagni, insomma, sì. Allora, siamo pronti? Eccoci. Con te? Eccoci. Vogliamo anche analizzare quello che in questo momento sta andando in televisione? C'è un meccanismo, peraltro, in questo programma che ricordo si chiama Italia's Got Talent, che da qualche anno ha cambiato un po' le regole, che è il Golden Buzz, no? Sì. E manda in finale direttamente a piacimento di uno dei giudici. Ieri Mara infatti l'ha utilizzato. Mara l'ha schiacciato, sì, lo schiaccia sempre in fretta perché pensa di finire, ma non è così. È stanca. Povera. Allora, ci sono dei nuovi talenti.
argomenti in televisione che magari non sono passati nel vostro programma che vi vorremmo sottoporre, visto che voi appunto siete esperti di talento. Abbiamo fornito, se non sbaglio, le vostre poltrone di un golden buzz relativo. Golden bazzino. Non partiranno i coriandoli nel caso, anche perché temo che dovrei pulirli io, dovesse succedere. Giudici, anche tu. Proprio giudice ufficiale. Posso fare? Okay. Adriana, se anche tu vuoi divertirti in questo mio spazio, ce l'ho anche per te. Ok. Sono organizzato, non vadiamo a spese. Giudice per un giorno. Vai. Eccoci qua, giudice per un giorno. Il primo talento è un artista concettuale che si propone. Ma noi che dobbiamo fare? Schiacciare come. Decidere a chi dare il nostro golden buzzer. Esatto, sono due quelli che vi proponiamo oggi. Ok. Aspetta, una domanda. Prego. Vediamo prima le due esibizioni e poi votiamo, o se ci scappa il golden buzzer? Se ti scappa. Questo è un golden. Non l'avevi capito? Come hai fatto a non capirlo subito? Bici li do a tutti i golden. Ne avete uno solo a disposizione. Ok. Le regole sono ferre. Prego, col primo artista concettuale. Loro ballano in queste ore, fanno un bellissimo minuetto. Tu li stai facendo ballare tutti, caro Matteo. Ballano col tutù nel loro palazzo. Ballano sulla nostra pelle, anche un po' sulle nostre palle. Non si può dire palle. No. All'inizio non si capisce. All'inizio non si capisce bene dove stia andando. Dove vado a parare. Poi nemmeno, però. Ma manco alla fine. Esatto. No, forse non merita il golden buzzer. Super non merita. Uno merita. Allora c'è un gruppo che vi voglio proporre a questo punto, che si chiama La Pupa e il Secchione e Viceversa. Il talento è quello di straziare la cultura in ogni forma esistente. Vi propongo un altro pezzo e vediamo se può essere questo il golden buzzer. Favellare. Pulire le fave. Come puoi capire niente questa cosa? Fare qualcosa a caso? Ricorda un po' le favelas, le... Cioè non sa che cosa vuol dire favelare. Brava Ludovica, brava. Come lo tengo per la prossima? Direttamente in finale, direttamente in finale per me, sì. Frank non ha ancora. Io non ho ancora usufruito. Ce ne stanno solo due? Sì. Al momento sì. Nelle prossime puntate lo do a voi, a tutti voi. Grazie. Sei molto gentile.